Questa volta vi porto con me a Brescia, dove abbiamo accompagnato un nostro assistito a rendere interrogatorio presso il Tribunale di Brescia. La particolarità di questo caso è che si svolge in Spagna e non in Italia. Infatti, secondo la Fiscalia, il corrispondente del Pubblico Ministero italiano, il nostro assistito avrebbe truffato ignari consumatori spagnoli per una truffa milionaria. Siccome in Spagna il processo non poteva andare avanti fino a quando il nostro assistito non avesse reso l'interrogatorio, ci siamo dunque presentati davanti al Tribunale di Brescia per effettuare l'atto istruttorio. Quando il processo si svolge in una nazione diversa rispetto a quella dove la persona accusata risiede e si deve svolgere un atto di attività di indagine, l'autorità procedente, se fa parte dell'Unione Europea, emette un ordine di indagine europeo al fine di dare corso all'atto. Se volete maggiori informazioni e capire più dettagliatamente che cosa consiste l'ordine di indagine europeo, vi invito a cliccare sotto nei link che vi riportano al nostro sito, dove spieghiamo in maniera più dettagliata in cosa consiste l'OIE, Ordine d'Indagine Europeo. Dunque, siccome il nostro assistito era residente a Brescia e siccome l'autorità spagnola aveva emanato un ordine d'indagine europeo, l'interrogatorio non poteva che essere svolto davanti al giudice presso il Tribunale di Brescia e lì ci siamo recati. Prima tappa Milano. Si va ad una cena di lavoro per nuovi progetti di cui presto ve ne parlerò sui nostri canali social. Com'è andata questa cena di lavoro, Ismaele? Ottima. Ottima? Ottima. Noi non siamo mai in due a Milano, non ce l'abbiamo mai, però per questa cena di lavoro era importante che tutte e due fossimo presenti, perché è una cena di lavoro che ci può cambiare la vita a livello lavorativo. Sono fiducioso. Sempre. Vediamo. Il giorno dopo ci siamo recati al Tribunale di Brescia. L'interrogatorio si è svolto in videoconferenza. Infatti, attraverso i monitor eravamo in collegamento con i giudici spagnoli. Io ed il mio assistito eravamo seduti sulla destra, a sinistra c'era l'interprete di lingua spagnola e davanti a noi il giudice italiano che comunicava con il collega spagnolo. Quando il giudice italiano ci ha dato la parola, dopo essere stato autorizzato dal giudice spagnolo, abbiamo reso l'interrogatorio e abbiamo spiegato i fatti nel dettaglio. Contemporaneamente, l'interprete di lingua spagnola traduceva quello che il nostro assistito diceva in lingua spagnola affinché dalla Spagna potessero comprendere cosa stesse dicendo il nostro assistito. Terminato l'interrogatorio, siamo rientrati a Milano. Dopo essere passati in studio, abbiamo pranzato. E approfittando della bella giornata, abbiamo fatto un appuntamento fuori studio in centro con il collega Ismaele Brancaccio. Dopodiché diritti all'aeroporto di Milano Linate per rientrare a Napoli. Com'è andata la trasferta? Distruttiva, anche se tu stai peggio di me. Mamma mia, aiuto.